grande rispetto per l'arte, quindi non penso che non sono stato mai un comico che poi si o sfrutta la sua miserabile popolarità per poi far provini eccetera per regalarla qualche posa nei film. Se mi chiamano vado, se non mi chiamano non mi propongo. E Castelletto mi ha chiamato e se ci crede lui, io ho detto se tu ci credi io metto la massima, il massimo impegno, la massima umiltà, perché è un mondo che non è il mio, e è stato veramente bravo, lui ha tirato fuori quello che io non pensavo manco da me, sinceramente, cioè, è stata una sorpresa anche per me. Al cinema sono entrato da neofita totale, mi sono calato nella parte di chi deve imparare e soprattutto deve imparare a vivere in un mondo che è fatto di meccanismi, di ingranaggi. Se tu non cali dal piedistallo e pensi di essere il leader come fai quando sul palco fai il comico, diventi uno stupido perché pensi di essere la reginetta, capito? Pensi di essere... Invece no, dal primo attore all'ultimo sappiamo che siamo ingranaggi. E quindi di capire che proprio sei un ingranaggio che fa parte di una macchina molto più grande, che è la meravigliosa macchina del cinema, che è fatta da più arti insieme. Quindi se tu non sei capace di abbassare il tuo orgoglio e renderti conto di che stai facendo, e allora lì pecchi e poi litighi, eccetera. Invece non ho mai litigato, ho avuto un rapporto veramente... Pietro adesso è un amico mio fratello, ci vogliamo proprio bene. Ho avuto un rapporto meraviglioso con tutta la troupe, tutta. È stato spettacolare. Non lo rifiuto, è una cosa che non farei tutta la vita. Posso fare un film all'anno, sì. Perché mattina alle 6:30, 5, 6, e poi la sera alle 8. No. Io 12 giorni, 14 giorni al giorno non lavoro. Io lavoro 1:30 sul palco e vado via. Qua no, è una roba da matti, roba da matti. No. Alle 6 della mattina fino alle 8 della sera, poi che cazzo dico? No, una volta l'anno, si fa, no? Il secondo film di Pietro lo faccio, ecco, qua. Prossimo, diciamo. Faccio l'attore, io faccio il comico perché sono disperato, sono miserabile, cioè sono uno pieno di frustrazioni che se non sale sul palco muore. Quindi io lo faccio per quello, poi se piace bene, se non piace non è un problema mio. L'artista deve stare in mezzo alla terra, qua. Se l'artista perde di vista la gente, di che si nutre? L'artista non può essere influenzato dalla vita capitalista, cioè quella delle... Puoi anche farti la villa, ma tu devi vivere in mezzo alla gente. E devi ricordate sempre che questa persona qua che ti danno il nutrimento, tu non sei mio da loro. Quando un artista scalza la gente, non è più un artista. Perché loro non sono peggio di te. Forse tu sei peggio di loro. E gli butti in faccia le loro ambiguità. Ma l'artista è il peggio che possa esistere nella società. È il più egoista e il più miserabile. Vedo? Soprattutto il comico. Quando un artista si eleva, l'ha finito di essere artista. Vedo?